strada, su un paese che spesso si divide tra innocentisti e folcloristi, Contrada condannato, ma molte cose sembrano andare per il verso giusto. Ma io faccio fatica ad affrontare questa materia in modo arbitrale, perché sono stato il primo a difendere Contrada quando non c'erano libri, non c'erano condanne, c'era un fumus persecutionis che investiva un'intera classe politica e ovviamente anche personalità o apparati dello Stato che per un sospetto diventavano colpevoli. Nella politica era cosa comune, evidentemente questa materia si è anche traslata sull'ordine, sulle forze dell'ordine, sulla polizia, e quindi qualcuno è rimasto in qualche modo sporcato. Io che sono abituato a non considerare le condanne se non su basi di reati certi, sono per natura innocentista. A distanza di tanti anni, con una sentenza di Cassazione, sarei felice di poter studiare, cosa che non ho fatto, il testo della condanna, per poter vedere in che punti io stesso possa avere un dubbio per farmi diventare colpevolista. Quindi io oggi sono qua non per essere convinto dell'innocenza, ma per essere convinto della colpevolezza. Certo, ci manca, come dire, l'accusa, nel senso che abbiamo soltanto lo stesso Cavallaro, che non è l'autore del libro, ovviamente gli annunzi che l'ha fatto e dell'Utri sono tutti dalla parte di Contrada, quindi sarà una serata abbastanza faticosa, perché ci manca l'elemento che invece è quello su cui si potrebbe determinare una contestazione. Lo stato della lotta alla mafia, secondo lei, ad oggi, tra le chiacchiere, parole e fatti concreti? La mia teoria sulla mafia è un'altra teoria abbastanza radicale che questa sera proverò ancora ad esprimere. Credo che la mafia sia stata battuta dallo Stato, il che non vuol dire che non ci sia, ma che ci siano i mafiosi e non la mafia. Io intendo la mafia come il fascismo, come il nazismo, un sistema di potere. Se non sono al potere, i mafiosi sono mafiosi senza l'elemento fondamentale che è la capacità di cambiare o determinare il potere politico, quello che ho cercato di fare lì. Ma per fare l'esempio più chiaro, ci sono dei nazisti oggi, anche dei fascisti. La Mussolini è fascista, ma addirittura è all'interno di una maggioranza in cui si dichiara fascista come Ciarrapico e che però democraticamente governa. Non è il fascismo. I nazisti ci sono, non ci sono, non c'è il nazismo. Allora la mia idea è che la mafia sia senza una testa che è in grado di determinare rapporti con il potere forte e che quindi sia un momento molto facile per abbatterla definitivamente. Una posizione che qualcuno discute, ma a me pare abbastanza trasparente per poterlo sostenere senza preoccupazione. Se un giorno qualcuno mi dovesse ammazzare, vorrei dire che mi sono sbagliato. La Salemi città araba, città ebraica, la capitale d'Italia per un giorno, la Salemi Sgarbi quale sarà? Beh, mettere insieme gli elementi positivi di questa memoria facendo cancellare i due negativi, che sono il terremoto e la presenza di un gruppo di mafiosi che sono stati al centro del processo Andreotti e che sono stati anche la ragione per cui un'amica, figlia di un giornalista, molto mio amico, è scomparso. Quando io mi sono candidato, ho detto: ah sì, Salemi, dov'è Salemi? Dico: Salemi è qua vicino a Palermo. Ah sì, ma Salemi è quella dei Salvo. Ecco, l'idea di sentire questa roba mi ha fatto pensare che era mio compito cambiare completamente l'immagine della città e fare il restauro più importante che si potesse fare, è quello che sto facendo davanti al mondo, che è un restauro di immagine.